L'occupazione di venerdì della Casa del Cinema è stata una scelta giusta e vincente, perché è stata una reazione semplice, istintiva, all'ultima violenza possibile contro il cinema e la fiction italiana. Dopo il taglio unilaterale al Fondo Unico per lo Spettacolo, dopo il decreto Romani che ha drasticamente ridotto gli investimenti nella produzione cinematografica italiana, dopo il crollo del 30% degli investimenti nella fiction, dopo la delocalizzazione sistematica dei set dei nostri film e, buon ultimo, il mancato rinnovo del tax credit e del tax shelter, la notizia della memoria di giunta con cui Alemanno, il sindaco Alemanno, intendeva espropriare il cinema anche della sua casa, affidandolo a un comitato d'affari, ha provocato in tutto il mondo del cinema uno scatto d'orgoglio, un sommesso collettivo preferirei di no. Occupazione come gesto simbolico dunque, ma insieme bisogno concreto di incontrarsi, di confrontarsi e accorgersi così che questo governo, che ha avuto l'arroganza di mettere tutte le categorie dell'audiovisivo con le spalle al muro, aveva compiuto il miracolo di ricompattarci, al di là di storiche diversità, nella difesa non solo delle risorse necessarie per sopravvivere, ma della nostra identità. La discussione sul documento è andata avanti venerdì notte tra una centinaia di persone fino alle 5 di mattina, ma c'è un altro gruppo, per lo più di giovani, che ha avuto bisogno di qualche ora di più per concordare una frase che comunicasse all'esterno non un programma di rivendicazione, ma il senso del nostro agire, di quel nostro stare insieme dopo tante divisioni. E quando la mattina svegliandomi mi sono trovato quella scritta appesa sulla facciata della Casa del Cinema, non posso negare che mi sono emozionato e complimentato con quell'anonimo giovane sceneggiatore o regista, non so chi sia, che aveva trovato la frase, quella giusta, semplice, ambivalente, evocativa e forte. Tutti a casa. Tutti a casa. Tutti a casa, quelli che non rispettano la creatività e i bisogni dei 250.000 lavoratori del cinema. Tutti a casa, Berlusconi, Bondi, Tremonti e se possibile assai lontani da noi. Tutti a casa come cacciata dal giardino delle delizie del potere. Ma tutti a casa anche come ritorno di tutti noi a un luogo dove ritrovarci, uno spazio simbolico che appartiene a tutti noi che viviamo e amiamo il cinema. Ma come gesto dell'occupazione altri ne devono seguire e devono avere se possibile la stessa semplicità ed efficacia. Davanti a noi c'è l'appuntamento internazionale della Festa del Cinema di Roma. Non sta a me qui definire quali iniziative concrete attuare. Essendo stato qui chiamato a fare come da arbitro, da coordinatore, vorrei proporre solo alcune regole del gioco che possano essere valide per tutti nella ricerca di soluzioni efficaci. Alcune regole che mi vengono dalla mia esperienza di sceneggiatore. Primo punto, per un dialogo efficace bisogna prima di tutto inventare delle frasi che siano belle, ma alla fine devono restare solo quelle che siano dotate di un senso profondo. Così anche nella politica occorre trovare iniziative nuove, brillanti, se possibile imprevedibili, ma poi bisogna scegliere quelle che esprimono il senso politico giusto. E in questo caso io credo che il senso giusto di fronte a una manifestazione culturale di film d'autore è quello di dire che il nostro avversario è questo governo inefficiente e arrogante e non chi il cinema lo fa o ama vederlo. Con autori e pubblico è necessario costruire un dialogo, una comunicazione per ottenere la loro solidarietà e non espropriarli del piacere di mostrare e di vedere del buon cinema. Altra regola, quella aurea di film d'azione. È importante raccontare non una gragnuola indistinta di colpi, ma individuare il colpo giusto, il più efficace, il più semplice. E soprattutto alla fine una sceneggiatura deve essere condivisa da tutti, autori, produttori, attori, maestranze, perché il risultato sia davvero bello. L'unità è la forza del cinema, ma anche della politica. A voi trovare adesso le parole da dire e le cose da fare.